italiano? In francese? Sì. Oui. Allora, tu parla come vuoi innanzitutto qui. Allora, cioè, parla come vuoi, certo. vieni qua. Vestiti allora, come vuoi e parla come vuoi. Ecco, vestiti anche come vuoi, no? Sì, Ok, vestiti come vuoi. Allora, Presidente, ricorda questo caso importantissimo. Tu sei algerina? Sì. Ci vuoi ricordare un po' cosa è successo ad un certo punto della tua vita? Cosa hai deciso di fare? Buonanotte. Mi non vi hasiva bul merca. Mi sbagliato, eh? Ha fatto un errore. Sabes che io sono campione del mondo in 91 e campione olimpica in 92 in Barcelona. Io sono la prima ganadora di medaglia d'oro in mio paese. E il destino, il Dios, los angelos, non so, che mi dà il potere per ganare la prima medaglia d'oro per il mio paese. Io ho fatto una guerra pacifica con il deporte. Mi guerra, la guerra che ho fatto contro il mio nemico, che è il regreso, l'obscurantismo. È molto difficile, ho passato come 23 anni di carriera, molto difficile. Perché? Perché sabes che io sono una mujer che credo con il deporte io posso trasmettere un messaggio del progresso e della modernità. E quanto corre con un short? Con i pantaloncini corti. Sì, sì. È un problema per la gente che hace la propaganda dell'obscurantismo islamista. Allora, traduco molto in sintesi, però volevo che ve lo raccontasse lei. Lei ad un certo punto è andata a correre, si è messa i calzoncini corti e perciò il mondo islamico, piuttosto intransigente, l'ha condannata a morte. E lei ha vissuto con questa spada di Damocle sulla testa per tanti, tanti, tantissimi anni. Però lei ha perseverato nel tempo, non ha mai ceduto alle pressioni, alle minacce che ha ricevuto e perciò direi che questo le fa veramente onore per il coraggio che ha dimostrato. Sì. Mi messaggio oggi, in questa sera, questa notte, per tutto il mondo, molto, molto amore, molto, molto pace. Un beso. Bellissime parole, ti ringraziamo col cuore perché ovviamente rappresenti tutti noi che siamo atleti qui come te. Per premiarti chiamiamo Francesco Fumagalli. L'ideatore di tutte quante le locandine, gli striscioni, le coreografie, tutto, le tende, gli abiti tutto, della ragazza, tutto. Gli abiti di Lorenzo Dallari, i pantaloncini, no, i pantaloncini no. Prego, prendi pure la targa, gliela consegnate. Anche abbiamo l'assessore dello sport del comune di Cortona, Nevio Polezzi. Dov'è? Eccolo, buonasera, venga. Aspettiamo, assessore. Aspettiamo che l'assessore no, gli dà i fiori. No, c'è l'omaggio floreale. Un attimo. Dammi. Ritorniamo indietro, facciamo, esatto. E l'assessore, prego assessore. L'assessore è entrato sulla destra, però, e come mai? Assessore, mi dica. Ho sbagliato strada. Però par condicio, via, facciamo ecco così. Lei. Adesso ecco, la prego. Prossima volta salga di qua. Ecco qua. Allora. Una foto tutti insieme. Un applauso fortissimo a questo esempio di emancipazione femminile che ha avuto risonanza internazionale. Veramente, grande, grande coraggio. Non solo una guerra contro il tempo, ma una guerra contro chi l'ha veramente odiata nel vero senso della parola. Mi inchino veramente e mi complimento con la tua grande straordinaria forza. Felicitazioni. Grazie di nuovo, grazie. Ciao, grazie ancora.